Ciao a tutti, sono Isaac e forse ho scelto il momento peggiore per stoppare. Cosa mi sta succedendo? Ma sta succedendo qualcosa? La mia testa. Artyom, che succede? Oh merda, bisogna mettere la maschera. Com'è che si mette la maschera? Con T, F, S, H, Q. Un 3, no? Oh no, cosa sta succedendo? Sono l'unico vivo? Che... Wow. Cos'è successo? Devo stoppare qui, non lì. Ah. Ho una cappa. Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo. Ah, ciao, Hunter. Cosa sta... Chi stava sp... Oh, mamma, chi è? Oh. Wow. È morto? È questo che gli è successo? Ah, adesso tocca a me. Ciao, sei un alieno? Una scimmia. Una scimmia bianca troppo cresciuta. Un Bigfoot. Certo. Vai, grandissimo. Vai, uccisa. Perfetto. Quindi questa scena è un no sense assurdo. Non so. Adesso ci risvegliamo nella nostra camera, giusto? No. Ah, siamo tornati in vita. Non dirmi che sono morti tutti. Se sono morti tutti io mi metto a ridere. Ah no, per fortuna. Cosa diavolo sta succedendo? Perché non stiamo più seduti? Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, e lui continua a... Vabbè, dai, andiamo. Oddio! Oh merda! Non li avevo visti! No, ricarica. Oh merda! No! Oh merda, no. Sei vivo? Aiuto! Oh no, un altro! Prendi rapidamente! Ok. Per un attimo pensavo che stavo premendo il pulsante sbagliato. Ma me la dai adesso? Ma allora sei scemo. Ah. No! Preto! Che basta. Dove cavolo sono? Muori. Non provare ad ammazzare Boris, che è quel dannato pappagallo di Balto, che non mi ricordo. Ehi, spara! Ok. Quindi il primo colpo si spara col sinistro e il secondo col destro. Questo non me l'hanno detto. Dai. E uno. Sì, le sto risparmiando. Fidati. Ok, speriamo che qualcosa sia ancora vivo. Speriamo. Dai. No, non è morto, lo vedi? Non ricaricare. Ok. Quanti ce ne sono ancora? Due? Buono. Ah, ciao, sei ancora vivo. Grandissimo. Adesso. Oh, che cavolo. Spara. Ciao. Oh merda. Corri. Grandioso. Mamma mia. Non me l'aspettavo che si nascondesse. Pensavo si mettesse a correre. Adesso dobbiamo andare da loro. Arrivo. Arriviamo. Arrivo. Cos'è quella palla che è caduta? Grandissimo lanciafiamme. Fighissimo. Beh, chi vuoi che rimanga vivo oltre a questo muro di fiamme? Me. Scena praticamente epica. Che arsura. Ho bisogno di bere qualcosa. Bravo, parla senza parlare. Secondo me, ecco. Era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza.
La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo. Ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Chi? L'unica cosa che mancava in quella scena mi pare fosse la musica, che non so se ho sentito, ma spero io non l'ho sentita, però ci sarebbe, cioè ci sarebbe dovuta essere, cioè no, non è che ci sarebbe dovuto, sarebbe stato molto meglio se ci fosse stata la musica, però non so se c'era, non l'ho sentita. Oh, ecco qua, e adesso partiamo. Se non fosse stato per te, Artyom, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. Cosa ho fatto? Ah, sì, è vero. Almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Le munizioni qui sembrano essere molto importanti. E questo mi piace. Ma quando l'abbiamo riversata? Vabbè, ok. Ma davvero sei immune a quella merda? Quale schifo? Vediamo se almeno la vodka e i funghi lo stende. Ottima risata. Controllare. Alla nostra buona sorte. E Artyom, felice rivederti qui. Alla tua salute. Ok, ancora. Sta diventando un vizio. Poi sempre lo stesso bicchiere, questo è epico. Nessuno regge questa vodka, eh? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa e io mi annoio a morte a starmene qui con le mani. Dammi le munizioni extra. Dammi anche il fucile a pompa. Non mi sono ripreso, c'era di Norda di Nosalis che ci piace. Nosalis? Si chiamano così? Interessante. Oh, prendiamo tutto quanto. Quella merda nella galleria non gli aveva fatto niente. Ho i miei diritti. Fatti uscire dalla stazione. Pianoforte. Puoi darmi qualcosa da bere? No. Andiamo di qua. Cosa c'è qui? Oh mamma mia. Wow. Qui sento dei versi. Che cavolo c'è? Un piccolo militare. C'è un tizio che ti aspetta alla strada nera. È grosso e minaccioso. No, Ash! Ciao! Per un proiettile. Dai delle munizioni. Dopo come le usi le munizioni? Scommetto che ti metterai a spar... Ma sì, dai. Aia, mi è partito il mouse. Dove sei? Di qua. Ho fatto bene, dai. Ma sì, dai. Di qua? Andiamo. Fammi mettere un attimo la mappa qua. Olè. Non ho ancora capito cosa fa questo coso. Dimmi se ci riesci. No, perché ti devo prendere? Aspetta, fammi togliere questo schifo di maschera. Non ho capito come funziona. No, questo. No. Ok, mi sono incasinato. Allora, F. No, questa è la luce. Ehi, aspetta, ti prendo. Ti ho preso. Com'era? H? G? No, G è la maschera. Continua a sbagliare. Eccolo, è quel tizio seduto laggiù. Sì, fammi un attimo. Ci si vede? Ciao Ash, vai a catturare Pikachu, che non c'è. Che tasto era? R? Q? Q vedi Medikit? No. T? No, T l'ho già provato. Y? Boh, non mi ricordo, lo vedremo più avanti. Vieni qui. Tu sei Artyom, giusto? Sì. Siediti. Va bene. Mi chiamano tutti Barbo. Ascolta. Devo andare alla stazione arida per certi miei affari, ma questo schifo di posto è isolato. Io però conosco una strada secondaria. È un passaggio che la gente del posto ha paura di usare perché pensa che sia maledetto. Ma ho sentito dire che quella merda nelle gallerie non ha nessun effetto su di te. Ti faccio una proposta. Aiutami a raggiungere l'arida e una volta arrivati io ti darò il mio account. Ok. Stai? Bene. Quindi. Eccoti un anticipo. Casomai avessi bisogno di procurarti dell'equipaggiamento. Ah, grazie per le munizioni. Sei pronto? Sì. È inutile perdere tempo in questa fogna. Quindi ho capito che sono contagiosi in pratica questi mostri. Però io non... cioè su di me non hanno effetto, quindi è sempre la solita storia. Che il protagonista non muore mai perché viene infettato. Sarebbe epico avere un gioco dove se si viene morsi almeno una volta si viene infettati e quindi bisogna curarsi, altrimenti ci si trasforma. È già tanto
Cupa, tetra, qualsiasi cosa inquietante, tutto quanto sta zona. Se in più ti metti a cantare in russo, cioè non... un sasso. Ah, dunque questa è la cosa maledetta. Vedremo perché è maledetta. Andiamo, vado prima io, perché io sono immune. Se non mi lascia passare. Ecco, nero. Siamo già morti in partenza, perfetto. Mentre entravo nella galleria abbandonata con Barbon, mi chiesi se non avessi sbagliato a fidarmi di lui. Ma le porte della stazione erano ancora sigillate e non sapevo quando avrei avuto un'altra occasione di lasciare Riga. Ok. E non mi ricordo noi dove dovevamo andare, quindi. Ora tieni gli occhi bene aperti. Dobbiamo scendere dal carrello. Andare alla polis, giusto, e trovare i Ranger Miller. Quindi noi dobbiamo fare un piccolo viaggio. Cos'è questa? Ah, il bastardo. Perfetto. È solo una pianeta isolata. È raro che attacchino gruppi di viaggiatori. Ma se sei da solo, fai attenzione. È una vendetta isolata. Vendetta? Nome di un mostro? Ricarica. Ci abbiamo qualche arma prima? Ok, ci abbiamo un coltello. Col tasto destro tiriamo un pugno e col sinistro coltelliamo. Ci abbiamo anche la doppietta. Ci siamo presi tutto in pratica. Questa è la strada maledetta. A produrli è la terra o forse il vento. Qualcuno dice che ci sono dei tubi che cantano e che se li ascolti abbastanza a lungo puoi sentire le voci dei morti. Secondo me sono impazziti insieme agli altri. Andiamo di qua o dobbiamo andare di qua? Io preferirei andare di qua. Non mi pare questo sia stato una vittima del vento. Ehi, ci sei? Dove cavolo è andato? Ah, di qua. Sarebbe epico anche se all'improvviso sparissero i personaggi. Sarebbe un gioco epico avere... Adesso si parte in un gruppo di 20 persone, pian piano vedi che spariscono, non li trovi più. Sarebbe una cosa epica. Quindi siamo qui, c'è un treno. Aspetta, non l'ho notato questo treno. C'è un treno? E noi usavamo i carrettini a mano. Bello. I membri di una carovana sono tutti morti. Lo riconosco, è opera dei banditi. E l'ansa che pensava di avervi spazzati via. Stai attento, non ci lasceranno passare indisturbati. Cos'è questa, una freccia? Ah, beh. Sistema d'allarme, obsoleto ma efficiente. Se vuoi coglierli di sorpresa, cerca di non urtare le lattine. Devo aprirlo te, perfetto. Vai. In pratica questo è un sistema d'allarme. Ah, ho capito. In pratica ci passi e le lattine fanno rumore. Ah. Mio Dio. Basta saltare qui, si sente. Perché hai sparato? Abbiamo dei feriti. Sparate al bastardo. C'è qualcuno? Corri, Diane, non vedi che c'è qualcuno? Oh! Ah, i banditi, ok. Non li avevo visti. Quindi non ci sono soltanto i mostri, ci sono anche i banditi, perfetto. Spero mi dicano come curarmi perché non lo so fare. Stronzo ha ucciso uno dei nostri. Oddio, come fanno a sapere che ha ucciso uno dei loro? Mamma mia, la luce di questa. Il flash che fa l'arma non. Oh! Cos'è? Oddio, il sangue che luccica. Si vedono anche i caricatori del caricatore, quanti ne mancano. Allora potevano anche evitare di mettere il caricatore. Cioè il caricatore nel display. Cioè il quanti munizioni abbiamo nel display. Cioè se si vedono direttamente
dall'arma in gioco. Mamma mia, quanto rinculo c'ha quest'arma. Cioè rinculo nel senso, quanto spread, quanto... Abbiamo dei feriti. Quanto è imprecisa l'arma dopo una breve raffica. Ok. Ehi, dove andate? Ci abbiamo le granate, sarebbe... Sarebbe chiedere troppo qualche granata. Oh oh. Brutta cosa. Abbiamo finito i colpi. Ah beh, qui ci abbiamo una doppietta. Ah giusto, ci abbiamo anche la doppietta. Ah, ecco la granata. Interessante. Ok, ho sbagliato anche a sparare. All'attacco! Non ci hanno neanche spiegato come curarci. Non dirmi che si cura automaticamente la vita perché mi metto a piangere, cioè. Sennò cosa servono i medikit?